Iniziata in questo momento con l'Iran Genova Quinto che attacca da sinistra a destra del vostro schermo e conquista il primo pallone della gara con Roberto Ravina che poi allunga per Nicolò Figari. Figari allunga ancora per Ravina, hanno toccato la palla i due, ecco ora Di Somma, ancora Figari, scambiano i due. Di Somma può provare il tiro, lo fa, la palla viene stoppata da Antonini che ora può rilanciare l'azione degli ospiti. Ed è Lanzio con il numero 2 Siani a portare palla, da questi a Di Rocco, poi Miranov, ancora Di Rocco, la palla dentro, fa buona guardia la difesa biancorossa e neutralizza questo attacco della formazione laziale. Villa porta palla, poi allunga per Ravina, ancora Villa, lo scambio fra i due, 10 secondi a disposizione dei biancorossi. Villa dentro, Villa viene attaccato, poi intercettato il suo passaggio, la palla per Di Somma, Ravina, finiscono i 30 secondi, riparte allora Lanzio. Fallo semplice su Giorgetti da parte di Nora, ancora fallo, superiorità, espulso Ravina, superiorità allora per Lanzio, 15 secondi. La palla va Di Rocco che tenta il tiro, Murato, non va questa superiorità per i laziali. Palla allora per il Quinto, Nora. Di Somma, Guidi, prova il tiro, la traversa, gli nega la gioia del gol, ancora 0-0. Se ne sono andati quasi 3 minuti di gioco. Porte ancora inviolate, riceve la palla Di Rocco. Poi per Giorgetti, ancora fallo su di lui, ancora Di Rocco. La palla dentro. È un'altra superiorità, questa volta è Di Somma che deve raggiungere il pozzetto, sarà sostituito da Gitto, ma intanto altri 15 secondi con l'uomo in più per Lanzio. Ora con Di Rocco la palla, poi dentro, un grave errore e poi Pier Pellegrini. Ora siamo dall'altra parte e c'è una superiorità per il Quinto. Figari, Gitto, ancora Figari, lo scambio fra i due. Figari, Figari, Murato anche lui da Antonini. Ora Lanzio con Presciutti, il tiro, la rete del numero 12, Daniel Presciutti, anzi in vantaggio con il numero 12.
1-0 allora per Lanzio, che è passato in vantaggio con il numero 12 Daniel Presciutti. In situazione di parità numerica deve reagire la formazione biancorossa. La palla ora per Gitto, Figari, lo scambio, arriva Bittarello, subisce fallo da Giorgetti. Figari, ora servito Gitto, 10 secondi, Gitto, la palla dentro. Chiude la difesa ospite. In porta, mi correggo, non c'è il numero 1 Antonini, bensì il numero 13 Vassallo per Lanzio, che ora riparte con un ex Alex Giorgetti. Da questi la palla a Gandini. Ora Agostini. Un'altra superiorità per Lanzio, che però entra in fuorigioco. Allora non va. La terza superiorità del Lanzio. Riparte il quinto con Panerai sull'out di destra. Chiusi gli spazi. 9 secondi ancora. 7 adesso. Può provare il tiro. Velleitario alto sulla traversa. Ancora 1-0 per gli ospiti quando mancano 2 minuti e 12 alla fine del primo tempo. Ora avanti Lanzio, ancora in superiorità numerica. La manovra della squadra ospite, Giorgetti in possesso della sfera, la palla poi a destra e anche questa non va a buon fine. Ma è ancora Lanzio in avanti e un'altra superiorità, questa volta a Gitto fuori. 18 secondi allora, Giorgetti su di lui, Guidi con la mano alzata. La palla poi dentro per Presciutti e c'è il gol. C'è il gol del numero 6, Grossi. 2-0 per Lanzio. Zero allora per Lanzio, che ha sfruttato la prima delle già 5 superiorità numeriche che ha avuto. 1 minuto 18 alla conclusione del primo tempo, deve provare a segnare l'Ira in quinto per dimezzare lo svantaggio. C'era andato vicino con Guidi, la palla è sbattuta però sulla traversa. Ora Ravina al centro, lotta Gambacciani, prova a prendere posizione. Ora Figari, lo scambio con Nora, fallo su Nora, non ravvisato dal direttore di gara. Ancora Figari, allunga per Ravina, prova il tiro a rimbalzo. Anche questo non va, alto sulla traversa. 50 secondi, ancora da giocare. Fallo in attacco e superiorità numerica per il quinto, che ha 25 secondi per andare almeno a dimezzare lo svantaggio prima del riposo. Ravina, la palla per Nora, Nora segna lui il 2-1, il numero 8 biancorosso.
2-1 allora, 16 secondi adesso alla conclusione del tempo. Finisce qua 2-1 per Lanzio in questo primo parziale. Al via il secondo tempo, conduce Lanzio 2-1, ma il primo pallone è ancora di marca biancorossa, l'ha preso Gitto e l'ha allungato per Figari. Da lui riparte allora l'azione dei padroni di casa, ancora Gitto, prova ad andare al centro Gambacciani, fallo ora su Panerai, lo scambio fra i due, Gitto entra anche lui. La palla ora è per Panerai, da lui a Nora, ancora Panerai, può provare il tiro, la presa di Vassallo neutralizza il tentativo del numero 5 locale e ora è Mironov dall'altra parte a portare l'attacco. Palla lunga per Siani che avanza, su di lui si fa sotto ora Ravina, ancora Mironov. La palla poi dentro, scivola via e finisce fra le mani di Pellegrini che rilancia per Gitto a destra. Porta palla. Figari. E il tiro di rigore guadagnato da Alessandro Di Somma. E il gol del numero 9, Nicolò Figari, 2-2. A 2, 6:35, ancora da giocare nel secondo parziale prima del riposo lungo. Giorgetti, ora è lui in possesso della sfera, la palla dentro, bravo Gambacciani con l'aiuto poi di Panerai a recuperare la sfera. E una superiorità numerica per il quinto. Espulso Cunco. Va avanti Panerai, 18 secondi. Ravina, palo. Uomini pari.
E adesso è Lanzio con Pellegrini che la prende. Ancora in superiorità adesso però Lanzio. E ancora Pellegrini sul tiro di Mironov. Può ripartire allora il quinto. Con Gitto in questo momento servito da Panerai. Un'altra superiorità per i biancorossi. Giorgetti a raggiungere il pozzetto. Mentre attaccano i biancorossi ora con Figari. Da questi a Panerai, ancora Figari. Figari, il tentativo, non va. Finisce a lato la palla. Ancora 2-2 fra Iren quinto e Anzio Waterpolis. Giorgetti. E la rovesciata del numero 9. La penna va a segno. Anzio in vantaggio. A 2 allora per Lanzio, ha segnato Federico La Penna con una bella rovesciata. Guidi lotta al centro. Poi Ravina. Riparte Lanzio con Giorgetti. La palla dentro, poi fallo semplice su Casasola e invece ora superiorità numerica. Uomo in più per Lanzio, 14 secondi. E non va, e poi arriva la zampata del numero 11, Casasola, 4-2 per Lanzio. Doppio vantaggio per Lanzio che conduce 4-2, 2:53 alla fine del secondo parziale. La palla ora per Figari, Figari. Poi serve Nora e ci mette ancora la mano. Vassallo a dire di no.
Si riparterà dai 2 metri, 20 secondi a disposizione del quinto. Fallo in attacco di Fracas. Riparte allora Lanzio con Grossi. Prova a farsi vedere Di Rocco, che viene servito ora, ma lo anticipa nettamente Mario Guidi. Può rilanciare l'azione. Guidi. Guidi dentro. Guidi. La palla poi per Di Somma, che prende la traversa. Ma c'è ancora Nora, anche lui la traversa. Sfortunato in questo contesto Liren Quinto, che meritava senz'altro il gol, doppia traversa. 1:43 al riposo lungo. Fallo di Giorgetti, che viene espulso, ha tenuto la palla più del dovuto. 30 secondi con l'uomo in più per il quinto. Bisogna segnare come alla fine del primo tempo. Nora. Scambio con Figari. Sui pali Panerai e Guidi. Ora Nora. Figari. Guidi. Poi dentro. Per Di Somma. E stavolta va. 4-3. Il numero 3, Alessandro Di Somma. Quattro a tre per Lanzio, allora riduce lo svantaggio il quinto, un minuto al riposo lungo. Ha segnato in superiorità Alessandro Di Somma. La palla poi in mezzo per Casasola, guadagna l'espulsione su Guidi e c'è il time out chiesto dal Lanzio. Superiorità allora per Lanzio, 16 secondi. Dall'altra parte il quinto con Ravina. 16 secondi, Nora, oh, che parata di Vassallo, l'ha tolta proprio dall'angolino. 11 secondi ora. Gitto, Panerai contro Giorgetti, superiorità, sfugge la palla però. Finisce anche il secondo, 4-3 per Lanzio.
Al via il terzo tempo, Anzio avanti di un gol sul 4-3, prima palla ancora di marca biancorossa. Ora Nora, da questi poi a Gitto, scambiano i due, Nora il suo tentativo, ancora Vassallo. Quinto che ora attacca da destra a sinistra, invece da sinistra a destra Lanzi, ora in possesso della sfera. Si avvicina Gandini, la palla dentro per Casasola, fallo semplice di Gambacciani, 5 secondi per Lanzio che prova questo tiro, ci mette la mano Pellegrini. Anzio che continua ad attaccare, cerca il centro, lo marca Figari. Possibilità con l'uomo in più ora per il quinto. Guidi e la parata ancora di Vassallo. La palla è degli ospiti. E la parata di Pellegrini. Dai 2 metri ora Lanzio, che deve fare a meno di Giorgetti, che ha raggiunto le 3 espulsioni. E di nuovo Pier Pellegrini, superiorità per il quinto. Gitto porta palla, uomo in più per il quinto. Diversi uomini in più perché Lanzio si è attardato. Gitto. E il tiro e il gol è di Nicolò Gambacciani, il numero 2, 4-4. Quattro a quattro. Lanzio in possesso della sfera. Sette secondi ancora. Niente da fare, la palla è biancorossa, Pellegrini per Gitto che nuota.
Panerai la gira per Di Somma, Gennaro è più veloce di tutti, Vassallo, ora Ravina, ancora per Figari il tiro, Murato, ma riparte il quinto, 20 secondi, entra Gitto, si sposta Panerai che poi serve Ravina potrebbe tentare il tiro, poi allunga per Di Somma, la palla torna a Ravina e ancora Vassallo a dire di no, si riparte dai 2 metri. Gitto carica il destro, Gitto, la palla dentro, deviata e c'è una superiorità, espulso lo stesso Gitto, può ripartire Lanzio con l'uomo in più. Sarà sostituito da Gambacciani Gitto, però intanto Lanzio in superiorità numerica. Manovra nello stretto, poi la traversa e Di Somma che fa suo il pallone. Figari, Ravina a qualche metro, lo scambio tra i due. Deve andare alla conclusione, Ravina lo fa a rete, il numero 6, Roberto Ravina, quinto in vantaggio. Passa in vantaggio per la prima volta in questa partita, Lira in quinto sul 5-4 quando mancano 3 minuti alla fine del terzo tempo. Da Pellegrini a Figari, superiorità per il quinto. Ah, lungo questo passaggio per Ravina, dall'altra parte ancora Gambacciani, il tiro sul palo. Uomini pari adesso, ma c'è Figari che libera per Ravina la palla, poi dentro non va. La palla dentro, superiorità ora per Lanzio, espulso Gambacciani. Palla lunga.
del Lazio. Può ripartire Quinto. Panerai, traversa. E viene anche espulso il numero 5, quindi uomo in più ora in quest'ultima azione del Lazio per il terzo periodo. Porta la palla il numero 7 ospite. E la traversa, questa volta il palo invece a dire di no. All'Anzio, che gioca ancora. Venti secondi, finisce qua. Terzo tempo, Iren Quinto in vantaggio, 5-4. Quarto tempo al via, conduce il Quinto, 5-4. Partita ancora tutta da giocare, Egitto fa suo il pallone. Figari. Ancora Egitto. Serve Nora. Torna la palla al numero 11 biancorosso, si fa vedere Ravina dall'altra parte, Ravina, ancora Vassallo a dire di no. Si chiude benissimo la difesa biancorossa. Figari, Figari. La palla per Gitto, che deve allungarla. C'è Di Rocco con la sfera, lo scambio con Grossi, ancora Di Rocco, la palla dentro, superiorità. Espulso Guidi, superiorità per Lazio. Pier Pellegrini l'ha presa lui. Si riparte da Panerai, a destra c'è Nora, a qualche metro viene servito Nora, Nora, numero 8 biancorosso, 6-4. Quattro per il Quinto. Sono uno in più. Più due, si riparte così, 6-4, mancano 5 minuti e 40.
superiorità, Gambacciani espulso, superiorità per Lanzio. E c'è il gol di Casasola, il numero 11 nero. Gitto, la palla dentro, fallo in attacco, più uno per il quinto, mancano 4:39 alla fine della partita, ancora in netto equilibrio. Il palo aiuta Pier Pellegrini, 4:10, 6:5 per il quinto, che ora attacca con Gitto. Non va questa azione di marca biancorossa, si rifà vivo Lanzio, già avanti con Mironov, porta palla, la mette dentro, si chiude benissimo Gambacciani con l'aiuto di Gitto e ora si distende l'Iren quinto, che è favorito in superiorità numerica. Viene servito ora Nora, recupera Lanzio, Nora, parata, ancora Vassallo. Siamo già dall'altra parte, squadre lunghe, Agostini, prova il destro, la rete del numero 10 nero che pareggia i conti, 6-6. Minuti e 47 alla conclusione del match, 6-6 fra Iren quinto e Anzio. Attacca il quinto, superiorità, chiamata adesso e poi un fallo di Fracas.
aveva chiamato time out, situazione confusa in questo momento. C'è tutta la panchina del Lazio a protestare. Allora si riparte con il quinto in superiorità numerica, 20 secondi. Eccolo qua, Pellegrini, 20 secondi da adesso, Figari, Di Somma, dall'altra parte, Gitto, ancora Figari, Nora, Figari, Nora, svirgolato questo tiro. Due minuti adesso alla conclusione. Anzio in possesso della sfera con il numero 10 Agostini. La palla poi al centro, esce bene però Pier Pellegrini, può rilanciare l'azione del quinto con una superiorità numerica. 1:45, superiorità del quinto. C'è largo Gitto. Gitto deve andare alla conclusione. Gitto, 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 no! La palla sul palo. Riparte Lazio, 1:20, 6-6. Fallo semplice. Cinquantotto secondi ora. Ventitré secondi per il quinto. Nora. Viene servito Figari. Fallo in attacco. Fallo in attacco quando mancano 42 secondi. Time out chiesto dall'Anzio. Trentotto secondi alla conclusione del match, 6-6, la palla sarà del Lazio, uomini pari.
la palla del quinto. Chianta ha chiamato il time out. 7 secondi. Sette secondi per il quinto, per segnare il gol del vantaggio. Va avanti Panerai, finisce qua 6-6. Si aspettano le determinazioni della coppia arbitrale, chiede un rigore Lanzio. Oh, ma il 5 deve essere fuori da 2 ore ancora lì. E può andare a parlare a fare allenare.
si rigiocano i quasi 8 secondi, 7,9 per la precisione. Intanto rosso diretto per Giorgetti. Si riparte dai 7 secondi per il quinto. 6-6 ancora il punteggio. Si è ripartiti, 3 secondi, il tiro, il palo di Panerai, 6-6, finisce così.